Ciao a tutti ragazzi, bentornati sul canale di UtiFIFAItalia.com da Mike dello staff di www.utififaitalia.com, link del sito in descrizione. In descrizione troverete sempre anche il link del mio canale dove vi invito ovviamente a iscrivervi. Dopo queste premesse iniziali andiamo subito a giocare alla nostra carriera con Newport County. Come potete vedere siamo nella rete osservatori perché ho deciso di investire quel poco di budget che ci rimane in un unico osservatore, perciò il mercato nostro per questa finestra è concluso, perciò direi tranquillamente di andare a simulare la partita i giorni fino all'1 perché non potremmo fare più nessuna offerta, tanto vale simulare più velocemente. Quindi una volta finito di simulare, intanto guardiamo anche le partite che affronteremo oggi. Affronteremo l'Hull City e Leicester City. Per questo episodio ne faccio solo due, dal prossimo riprenderemo col ritmo di tre partite per episodio. Intanto perfezioniamo di qua. Perfetto, nelle impostazioni vado a far vedere le impostazioni della CPU, la difficoltà leggenda, andiamo a aumentare ancora la difficoltà in questo modo, andando ad aumentare le sliders degli avversari. No, altezza in teoria dovrebbe rimanere 50. Questo è sbagliato, infatti. Questo pure dovrebbe rimanere 50. In teoria così è perfetto. Le mie sono quelle basilari, tranne gli infortuni che li ho aumentati, perché sinceramente lo trovo un po' più realistico, con un po' più di infortuni. Darren Jones non ha accettato il contratto che gli abbiamo offerto. Adesso andiamo anche a controllare velocemente i giocatori che abbiamo in scadenza, dopo che andiamo a allenare due volte per Sal Edwards. Poi avevamo Dyview, se non sbaglio, Blanco, non vorrei dire stupidaggini. Dyview intanto aumenta con un AD, che non è un granché. Bene, Parcell che arriva quasi al valore di 59. Parcell è l'unico giocatore che avevamo già in rosa che FIFA ci dava come possibile talento. Intanto andiamo a vedere i contratti, come detto in precedenza. Abbiamo tanti giocatori in scadenza. Come primo è Day che ci chiede 2 anni in più di contratto. Gli vado a offrire 5.800 di ingaggio. E giocatore importante per la prima squadra. Anche per questo esterno destro che ci chiede un anno aggiuntivo, io ne do due con 7.800 anche lui. Andiamo a risparmio il più possibile, ovviamente. Giocatore chiave, come vuole lui. Anche per Marlon Jackson, non li faremo tutti oggi, anche perché probabilmente non abbiamo neanche la moneta necessaria per farli tutti. Facciamo altri due o tre se riusciamo. Questo gli mettiamo 2 anni. Questo Evans 3 anni. Giocatore per il turnover. Sarà uno dei titolari, se non sbaglio lo messo anche come titolare nella squadra ideale nostra. Lui ci chiede addirittura 8.000. Noi faremo 7.900, dobbiamo risparmiare, anche quei 1.000 per noi sono importanti. Tozer dovrebbe essere il terzino destro, giusto? 2 anni in più. Questi sono tutti giocatori che probabilmente tra un po' andranno via. John Lewis, 2 anni anche lui. Ci chiede 8.000, ovviamente quasi tutti sono al rialzo. Bignon, un altro terzino destro, sono 2 anni anche lui. A questo punto li andiamo a fare tutti. Bitten gli aggiungo 2 anni, non ho specificato, forse sbagliato lì. Parcell gli vado ad aggiungere 4 anni, gli andiamo a offrire quanto ci chiede perché sarà un giocatore molto importante per noi. A questo punto andiamo a fare anche qualche altro contratto, per esempio quelli di Farley, devo aggiungere 2 anni. Ho specificato, ho sbagliato un'altra volta probabilmente. A questo punto direi che siamo pronti per la partita con l'Hull City. Praticamente alcuni sono stati accettati, altri no, perché non avevamo abbastanza soldi, come vi avevo anticipato.
punto, dopo guardiamo uno sguardo veloce alla classifica, anche se non si dovrebbe. Siamo primi in classifica, ovviamente adesso con la difficoltà molto più alta dovremmo iniziare a perdere qualche partita. Abbiamo anche Rig come capocannoniere, abbiamo fatto 7 punti in 3 partite, non abbiamo mai perso. Speriamo che la sconfitta non arrivi questa volta. Andiamo anche a comporre la squadra che dovrebbe scendere in campo. Abbiamo una settimana di riposo, perciò il 90% dei giocatori sarà quella titolare. Andiamo a cambiare. No, sbagliamo. Dovrebbe entrare Bigno e in attacco facciamo giocare John Lewis, che aveva fatto molto bene l'ultima partita. Tutto pronto allo Newport Stadium, tra la partita del Newport County, squadra di casa quest'oggi, contro l'Hull City, quarta giornata della Premier League. Siamo pronti per partire, speriamo di portare a casa qualche punto. Anche un pareggio non sarebbe male, ma sempre meglio puntare alla vittoria. Poi attenzione, Malone Idey in tuffo mette in calcio d'angolo. Qui ci siamo fatti sorprendere subito al settimo minuto. Non va bene così. Finisce qui il primo tempo, risultato ancora di 0-0, ma stiamo soffrendo tantissimo. Siamo molto fortunati ad avere ancora il risultato sullo 0-0. Vediamo le statistiche, infatti 4 tiri contro 2. Stanno giocando molto meglio, la difficoltà maggiore si fa sentire. Speriamo di giocare meglio la seconda parte. Lukasz, attenzione Lukasz, col sinistro, tira fuori, a lato. Lukasz, meno male, siamo stati fortunati. L'esterno sinistro dell'Hull City ha mancato lo specchio della porta. Attenzione, il buco centrale. Lukasz, di sinistro, questa volta non la manca. Subito dopo, un minuto dopo, Lukasz. Era più facile forse quello, il tiro di prima qua, 1-0. 77esimo gol di Lukasz. Doveva ripartire adesso. Dobbiamo mettere offensiva almeno. Dobbiamo provarci. Attenzione, Abel Hernandez si gira in area. Abel, no, rimpallo. 2-0 Livermore. No, sì. Cazzarola. Che rimpallo però qua. Eravamo in attacco totale, tutti in attacco. 2-0, 1-2, pesante quello che è stato a subire. Finisce qui la partita sul 2-0. Abbiamo sofferto tantissimo. Forse anche un po' esagerata questa difficoltà, ma va bene così. Arriva la prima sconfitta, 2-0 contro l'Hull City. Rimaniamo a 7 punti. L'unica soluzione è andare subito a giocare la prossima partita contro il campione in carica della Premier League e provare a fare la partita. Dobbiamo fare la partita assolutamente. Dobbiamo provare a vincere. Tanto non sale nessuno negli anzi, sale Parcell negli allenamenti. Molto bene. Siamo già pronti per scendere in campo contro il Leicester. Ho già fatto la formazione, come vedete ho fatto una rivoluzione totale. A partire dal modulo, che siamo passati al 3-5-2 come dice nella grafica, ma serve più un 3-1-4-2 perché abbiamo l'Abadi davanti alla difesa. Ho voluto mettere questo modulo perché mi dà un po' più di compattezza, un po' più in tutta la zona del campo. Come vedete i giocatori sono pressoché quelli titolari perché avevo anche molti esterni, perciò voglio utilizzare, provare questo modulo contro la squadra campione d'Inghilterra. Siamo pronti per la quinta partita di questo campionato al King Power Stadium. Gioca in casa Leicester City contro il Newport County. Arriviamo da una sconfitta pesante, 2-0 contro una diretta rivale, probabilmente quello che è l'Hull City, perciò oggi dobbiamo portarci assolutamente a casa dei punti. E infatti mettiamo subito difensiva. Kazaki, Marez, attenzione, Marez per Rindler, che mette in mezzo Musa. Dopo il rimpallo, dopo la parata di Day, un'altra volta ovviamente il pallone sui piedi degli avversari, Ahmed Musa. Vabbè, tutto facile per loro. 1-0. Finisce col primo tempo. Eravamo partiti male, stiamo piano piano carburando, un po' come il diesel. Ce la possiamo fare. Se ci crediamo ce la possiamo fare. 8 tiri a 0. Però stiamo iniziando ad avvicinarci alla loro porta. Solo che abbiamo 45 minuti, non più 90. E siamo sotto 1-0. Attenzione, Rig per Owen Evans. Arriva il tiro! Fuori il pallone al 49esimo, ci abbiamo provato.
Rivediamo il replay, è uscito di molto. Attenzione. Cosa? Rigore. Fallo di Edwards. Edwards. Non lo fanno neanche rivedere, non so cosa sia successo. Intanto va male, si prende una rincorsa lunghissima. A questo punto lo tira centrale. Fuori! Sbaglia Marez. Non la chiude. Siamo stati fortunati qua. Cioè, fortunati, ha dato un rigore che non ho nemmeno capito cosa sia successo. Tanto stiamo giocando bene. Stiamo costruendo delle belle azioni. Doppia munizione per Edwards, che lascia il campo anzitempo. Marez, punizione alto. Mi ha sbagliato. Vedi, Vardy 2-0, non la fa. Adesso ho sbagliato io. Proprio, non c'era più Edwards, perciò non l'ha passata laterale. Quello. Guardalo! Finisce qui la partita 2-0, secondo sconfitto consecutivo 2-0, sempre nel finale, secondo gol quando ci buttiamo in attacco, 14 tiri a uno, qualcosa di devastante. Stiamo soffrendo tanto, come è giusto che sia. Andiamo a dare subito un'occhiata alla classifica. Dovremmo essere comunque verso la decima posizione, ma qui ci fa vedere il turno dell'FL Cup. No, ho sbagliato. Questa è la classifica, siamo in sesta posizione con 7 punti. Però sono appena arrivate due sconfitte consecutive. E addirittura c'è Liverpool e Southampton in zona retrocessione, ma comunque sono solo 5 partite. Perciò prossimo episodio andremo a affrontare tre partite. La prima è quella di Coppa contro il Liverpool, seconda con il Watford e terza con l'Arsenal. Perciò sempre molto difficili. Perciò non mi rimane che salutarvi. Rimandarvi ad un prossimo video. Mettete un mi piace se non l'avete fa ancora fatto. Iscrivetevi se non l'avete ancora fatto. E bella!